Esattamente qui, guardate questo roccione. Sapete già come ridistruggerlo con Tepig, ovviamente. Ed entriamo in questa grotta. Oh, secret. Eccolo, Wubat. Ehi, tu, vieni da fuori, vero? Giochiamo ad acchiappariello. Di solito sfido soltanto i miei fratelli, perciò sarei felice di giocare con te tanto per cambiare. Evviva, allora cominciamo! Senti. Oddio, guarda la casa. Infatti, che scende. Dai. Prendi. Dai, come fa? Viva la sua fortissima donna, calma! Cacchio. Allora io l'avevo praticamente un muso, e allora ti è caduto, cioè, è un bel po' che l'ho preso. Vediamo, senti. Ah, proprio non mi ricordo. Come farlo? Qui? No, raga. Ma è assurdo. Come farlo? Sì. Porca. Non ha... Oh. Tu sei andato. Ok, non farò. Porco, facciamo insieme. Sì, Pokémon Tech, facciamolo. Cominciamo. Forte, forte, forte. Forte. Non sei così. Palle. Dove è Pikachu? Come si chiama? Poi... Prima bianca. Se non lo vedo dentro. Lo prendo in sicuro. Qui c'è un bro. Stavo Aspettando, scrivendo, mi sono mi sono svegliato trovato quando mi coperta. Deve essere un bel po' sono tipo. I miei bei disegni li sono dei fan. Se non piace, farmi un bacco. Certo, amico. Sì, eh. Oh, Oh, se ora è grazie, molto. meglio. Mi è contento. Allora, prendere. Questi bu. Scusa, sì. Aspetta. L'ho preso. Oh! Muori, muori, muori. Pezzo di va. Venire. Basta. Dov'è? Dov'è? Ne manca uno. Dove sei? Dove? Fatti vedere. Dove sei? Dove ti sei? Ah! Mannaggia! Oh! Che tu sei dannato. Ok, basta, basta, mi sono rotto. Mi sono rotto proprio. Facciamo amicizia con questo Ferrothorn. Non si vedono Pokémon come te da queste parti. Facciamo una rotta. Cominciamo. È abbastanza forte Ferrothorn. Torna. Dai, morto. Oh, perché non sei così Wubat? Che palle. Devo provare a prendere Pikachu. Vabbè, prima esploriamo questa grotta. Poi andiamo. Prima bianca. Ci sono un sacco di robe, di oggetti qui dentro. Da quello che ho visto nell'inseguimento con Wubat. E qui c'è un Bronzong. Stra. Stavo schiacciando un pisolino. E quando mi sono svegliato mi sono ritrovato completamente coperto di terra. Deve essere passato un bel po' di tempo. I miei bellissimi disegni naturali sono ricoperti di fango. Se non ti dispiace, potresti lavarmi con un po' d'acqua? Ma certo, amico. Sì, arrivo. Oh, grazie, ora mi sento molto meglio. Bene, sono contento per te. Allora, adesso direi di prendere Pikachu. Per sti cacchi di Wubat.
scusa, eh. Sì. Aspettate. Dai che l'ho preso. Oh! Muori. Muori. Sì, devi morire. Pezzo di merda. Devi morire. Basta. Basta, basta, basta. Dov'è? Dov'è? Ne manca uno, manca Sromish. Dove sei? Dove? Fatti vedere. Dove sei? Dove ti sei cacciato? Ah, t'ho visto. Brutto ladro di ciliegie. Ho pensato a delle domande insieme ai miei amici. Vediamo se sei capace di rispondere. Ok, passiamo alle domande. In tutto ti farò tre domande. Se riesci a rispondere a tutte correttamente, vinci tu. Prima domanda. Quante protuberanze ha Sesmito sulla schiena? Indovinato. Seconda domanda. Di che colore è il fiore sulla testa di Skybloom? Rosa shocking. Risposta esatta. Ultima domanda. Terza domanda. Quante antenne ha Venomipede sulla coda? Ma sai proprio tutto tu, hai un ottimo spirito d'osservazione. Sono troppo forte. Ok, perfetto, bacche. Siamo quasi 5.000 bacche. Wow, 5.000 bacche ragazzi, andiamo in città, eh. Andiamo in città a potenziarci. Quindi preparatevi. O almeno potenziare un Pokémon. Gli altri due, gli altri gli staranno a guardare. Vedete due antenne. Qui ragazzi c'è ancora il ponte da costruire. Che palle. Sto ponte. Oh, ok, perfetto ragazzi. Chi ci rimane? Fatemi un po' osservare. Lista degli amici. Fatemi scrutare chi ci manca. Allora, qui ci manca Samurott, perfetto. Pignite, adesso possiamo andare. Andiamo da Pignite. Adesso ragazzi che abbiamo Tepig possiamo prendere Pignite. Quindi Snivy, vieni con me. Vitagli, ci vediamo in città. Ok ragazzi, eccomi in città. Prima cosa che potete fare con coso, con Tepig, è rompere questa roccia e quella di che c'è di là. Questa diamogliela. Un pezzo di merda. Quella sì, vabbè. Che se la mangino. E rompere queste rocce quindi. Oh, mangiala che sta l'han buttata via, per prenderla con loro. Queste due roccette che ci avranno dentro, no, degli oggetti di solito. E andiamo a parlare con Pignite. Ovviamente tenendo il Tepig. Aspettate. Non ho la voce, aspetta. Sto cercando un allievo con una voglia ardente di imparare. Se lo trovo voglio svelargli tutti i segreti delle mie mosse. Mi piace la tua grinta. Senti, vuoi imparare delle mie mosse? Le mie mosse? Ti metterò prima alla prova, riuscirai a sconfiggermi? Ci provo. Oh, bello quel marchiafuoco Gigantor. Dai che gli manca poco. Perfetto. It's perfect.